Senatrice, tra qualche giorno sarà l'8 marzo, tante sono state le conquiste delle donne in questi anni, ma tanto ancora c'è da fare, parliamo soprattutto di violenza di genere. Lei recentemente ha presentato un disegno di legge proprio a tal proposito, che contiene delle misure a sostegno delle vittime. Ce ne vuole parlare? Sì, tante sono state effettivamente le conquiste in questi anni e tanto ha fatto questo Parlamento in questa legislatura. Ultimamente, su un suggerimento della Cotulevi, con una collaborazione con l'associazione Cotulevi, ho presentato un disegno di legge che proprio riguarda le misure di contrasto al femminicidio, alle donne che subiscono violenza. Tre punti principali: l'istituzione di un tutor che accompagna queste donne in questo percorso particolare e terribile della loro vita, gli dà un aiuto proprio per cercare di venirle fuori. Cosa fondamentale, il coinvolgimento delle associazioni che prima non c'era, che potranno avere l'assegnazione di beni confiscati per metterli a disposizione di proprio locali per abitare queste donne. E cosa secondo me importantissima, previsto uno sgravio fiscale che aiuterebbe al sostentamento queste donne, che proprio si trovano a un certo punto a non avere più niente, né il sostentamento, e quindi per questo molte volte hanno paura di denunciare, né il sostentamento, e con l'aiuto nell'assegnazione di questi locali anche un luogo sicuro dove finalmente poter stare. La prossima settimana in Senato andrà in discussione, probabilmente in votazione, una serie di provvedimenti, un riordino proprio della materia riguardante le misure di contrasto alla povertà. Anche questo è un tema estremamente attuale, insomma ci sono ampie fasce della popolazione italiana che si trovano in difficoltà proprio per la crisi economica che ha attanagliato il paese negli ultimi anni. Sì, questa settimana, la prossima settimana approveremo questo provvedimento di contrasto alla povertà che già è stato discusso la scorsa settimana ampiamente in aula. È un provvedimento, una delega che voteremo al governo per fare proprio un riordino di quelle che sono le misure che comunque già questo governo ha previsto. Anche sulla scorsa legge di stabilità c'erano delle misure proprio sul contrasto alla povertà. Questo provvedimento serve, questa delega al governo che noi daremo, serve, fissa dei punti ben precisi, dei criteri, serve proprio a riordinare questa materia. Intanto verranno stanziati dei fondi e verrà dato un contributo non fine a se stesso, ma che accompagnerà coloro che ne usufruiranno, e quindi con dei dati oggettivi, quindi ovviamente la certificazione ISEE è quello che realmente si vede, che diciamo quelle famiglie, quelle persone che non hanno proprio il sostentamento e che quindi non hanno non arrivano neanche i servizi essenziali, quindi li accompagnerà in un percorso riformandoli e non il sostentamento fine a se stesso e quindi diciamo di inattività. Quindi è un bel provvedimento, una bella delega che fissa appunto dei punti precisi che viene data al governo e che speriamo che all'inizio verrà fissata soltanto a determinate famiglie con determinate caratteristiche, per esempio insomma una donna in gravidanza, cioè persone disoccupate, proprio con delle caratteristiche precise legate soprattutto ai fondi, che poi sono fondi strutturali, perché verranno, questo fondo che è stato creato ogni anno verrà incrementato con la legge di stabilità e con quelli che sono i risparmi che arriveranno dal riordino di alcune misure sui servizi essenziali. Nel fine settimana l'attende una 3 giorni al Lingotto, quindi avrete questa convention, chiamiamola così, nella quale Matteo Renzi presenterà il suo programma o comunque lavorerà, ecco, per la costruzione del suo programma in vista del prossimo congresso. Del PD. Sì, ci saranno 3 giorni, venerdì, sabato e domenica al Lingotto, sarà un momento diciamo di incontro per tutti i sostenitori di Matteo Renzi. Ho sottoscritto la candidatura di Matteo Renzi, ci sarà proprio un confronto sui temi, su quello che si può fare, sulla proposta politica che noi vogliamo portare avanti, proprio in vista del congresso, il prossimo congresso che ci sarà il 30 aprile. Quindi sarà un bel confronto, non una riunione, ovviamente qualcosa di aperto, proprio esattamente come diceva lei, una convention. Ecco, se lei dovesse prospettare qualcosa che riguarda in particolare il territorio trapanese, il territorio siciliano, di che cosa si farebbe portavoce? Io, come ho fatto in questi anni, mi sono fatta portavoce di tutto quello che è maggiore attenzione al sud, che comunque questo governo, il governo già di Matteo Renzi e l'attuale governo, sta mettendo in campo. Non dimentichiamo che abbiamo anche un ministro sulla coesione territoriale che prima non c'era.
Sicuramente non è semplice, miracoli in poco tempo non se ne possono fare, però dei piccoli passi si stanno facendo. Attenzione al sud, non solo, cercare di trovare delle misure che possano rendere omogeneo un territorio, cioè un equilibrio che sia totale per una nazione intera, sud come nord e nord come sud.